Gara particolarmente sentita da tutte e due le tifoserie, questa è una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. È tutto pronto per il via di questo match, Fiorentina che affronta il Bologna. Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacoli. Con me, come sempre, c'è Lele Adani. Rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. In campo Fiorentina e Bologna. L'atmosfera è da brividi. Ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Riescono a sentire il calore e l'emozione che si respirano qui sugli spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, quello del campo, quello che dice la verità. Tutto pronto, si parte. De Frutos. Occhio che guadagna metri. Tiro murato. Prova il pensiero del portiere. Super Livakovic qui. Siamo entrati nell'ultima parte di stagione, si infiamma la corsa al titolo, si pronuncia. Occhio qui, può concludere. Conclusione murata. La prende bene. Super parata. Da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Sceglie la soluzione ravvicinata. Palla che si aspetta abbondantemente sul fondo. Era difficile battere il portiere da lì. Peccato perché la potenza c'era, gli è mancata completamente la mira. Si fa vedere in avanti. Senza problemi qui per la difesa.
Ottima lettura e nuovo possesso. Vediamo cosa decide l'arbitro, ma rischia grosso qui. Arbitro che ha concesso il fallo senza sanzionare il giocatore. Ha interrotto una chiara occasione da rete. Era rosso tutta la vita, dai. Stati molto bravi a aprirsi un varco nella difesa avversaria, hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Possiamo apprezzare meglio la punizione di prima con questo replay. E beh, ha preso la mira e ha fatto secco il portiere con questa conclusione a rientrare d'interno piede. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Barak! Efficace l'intervento del portiere. Troppo spesso ci si ricorda del ruolo del portiere solo in caso di gol. E nell'occasione precedente, chi è stato super nell'evitare la rete del meno 2 alla propria squadra? Il Bologna fa circolare molto bene il pallone qui. Vediamo cosa combinano qui. Nessun problema qui per Livakovic. Recuperano bene con questo tackle. Capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. Va di volo! Conclusione che non trova la porta, decisiva la deviazione. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Non riesce a liberare su questo cross. Tackle vincente in area. Pallone di nuovo loro. C'è spazio per la ripartenza. Occhio a questa ripartenza. Difesa scoperta. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol. E raddoppia la loro situazione di vantaggio. E qui possiamo rivedere l'azione di gol, una ripartenza da manuale. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza, ha avuto ragione, è nulla da fare qui per il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Sta lasciando desiderare oggi la Fiorentina sul possesso palla. Ma questo di occhio Pier qui. Non si fermano più. Eccolo, il gol del più 3. La festa si avvicina. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ha aperto quindi il piattone e l'ha messa alle spalle del portiere, che ha provato invano a opporsi alla conclusione. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.
risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Lucas Torreira, possono partire in contropiede, attenzione, non può sbagliare da lì, e c'è il gol, e diventano 4 i gol di vantaggio. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta, non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Iwobi. C'è il segnale di chiusura che decreta la fine della prima metà di gara. Non sta facendo mancare il suo apporto, nemmeno oggi positiva la sua prova. È informissima là davanti, impressionante oggi per il numero di tiri in porta. Riesce a smarcarsi dei difensori e concludere a rete. È anche un gol per lui a referto. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Prova a impensierire il portiere. Super Livakovic qui. Conclusione murata. La prende bene. Super parata. Da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so come... Palla che si aspetta abbondantemente sul fondo. Era difficile battere il portiere da lì. Peccato perché la potenza c'era, gli è mancata completamente la mira. Sono stati molto bravi ad aprirsi un varco nella difesa avversaria. Hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Conclusione che non trova la porta, decisiva la deviazione. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol e raddoppia la loro situazione di vantaggio. Sta lasciando desiderare oggi la Fiorentina sul possesso palla, ma questo dimostra che nel calcio non si fermano più. Eccolo, il gol del più 3, la festa si avvicina. Lucas Torreira. Possono partire in contropiede, attenzione. Non può sbagliare da lì. E c'è il gol e diventano 4 i gol di vantaggio. Ripresa che comincia con la Fiorentina avanti nel punteggio. Lo vede? Aspetta l'arrivo dei compagni. Ecco il tiro! Tiro deviato. Perde palla. Possono far male da lì. Vi ricordo l'appuntamento con la Serie A su EATV, gara che vedrà impegnate Fiorentina e Milan. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare.
Lancio fuori viso. Dura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Cambia qualcosa il tecnico della Viola. Iwobi deve tuffarsi e qui il portiere, intervento non particolarmente difficile. Allora Pier, questa è una parata comoda, ma va pur sempre fatta. Batte lungo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EATV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Entrambi puntano molto alla sostanza. Cragno senza problemi qui. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Tolisso. Buona qui la verticalizzazione. E c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Il replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Gol della Viola! Viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta Pier, abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento.
ecco Diatta, opportunità e c'è la rete. Giornataccia per il portiere, ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco. Conclusione da sotto misura che non ha lasciato scampo al portiere, lo possiamo vedere meglio da questo replay. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Iwobi. Portiere attento, si è opposto in tuffo a questo tiro. Eh sì, perché ha spinto bene sulla gamba d'appoggio e non era comunque un tiro irresistibile, questo va detto. Pallone in mezzo. Non c'è nulla qui. Si mette sulla traiettoria, fa su il pallone. Torreira, che chance clamorosa, traversa, pallone che torna in campo. In acrobazia, pallone respinto. Ancora due minuti da giocare. Prova il blitz in avanti. Riconquista palla e fa ripartire l'azione. Barak rompe la marcatura. In questo intervento tutta la sua grinta e il suo carattere. Iwobi. Eccolo qui il segnale di chiusura del match. Successo della squadra di casa. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. È stato protagonista di una prova sottotono, è stato spesso fuori dal gioco, senza trovare la posizione giusta. Stati molto bravi ad aprirsi un varco nella difesa avversaria, hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Attenzione, passa il difensore e c'è il gol e raddoppia la loro situazione di vantaggio. Sta lasciando desiderare oggi la Fiorentina sul possesso palla, ma questo dimostra che nel calcio non si fermano più. Eccolo il gol del più 3, la festa si avvicina. Lucas Torreira, possono partire in contropiede, attenzione, non può sbagliare da lì e c'è il gol e diventano 4 i gol di vantaggio. Tolisso, buona qui la verticalizzazione e c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Della Viola. Ecco Diatta. E c'è la rete. Giornataccia per il portiere. Ennesimo pallone da raccogliere.
Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. È tutto. Grazie ancora per la sua gentilezza.